Punto 10, presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Do la parola al sindaco per la presentazione. Buongiorno ancora. Di programmi elettorali se ne è parlato tanto durante la campagna elettorale. Questo però è un passaggio formale per quel che riguarda il progetto che abbiamo presentato alla cittadinanza, che viene oggi ripresentato perché va agli atti e determina un pochettino, da un punto di vista anche formale, quello che è il tracciato, quelli che sono gli obiettivi che abbiamo intenzione di percorrere e raggiungere. Prima di dire questo però mi preme sottolineare un'altra cosa. Negli ultimi anni, ormai negli ultimi 15 anni, il Consiglio Comunale è sempre stato più svuotato di quelli che sono i suoi compiti, di quelle che sono le sue responsabilità. Questo secondo noi è una cosa che invece il Consiglio Comunale deve tornare ad avere una vera importante centralità all'interno della vita amministrativa, e all'interno del Consiglio Comunale bisogna discutere di quelle che sono le scelte politiche. Appunto per questo non sarò soltanto io oggi a fare la presentazione delle linee programmatiche come prassi, ma insieme a me ci saranno i consiglieri comunali di maggioranza. I consiglieri comunali di maggioranza perché a ognuno di loro è stata data una o più deleghe, incarico per il raggiungimento e la messa in atto del programma. La cosa che abbiamo voluto fare è quella di dare una responsabilità importante a ogni singolo consigliere che all'interno del Consiglio Comunale si confronterà con la stessa maggioranza e con le minoranze, proprio per fare degli stati avanzamento di quello che è l'attuazione del programma, la messa in atto di quelle che sono stati gli impegni presi con la collettività. Prima di entrare nel merito mi preme dire un'altra cosa, che la partecipazione non solo dei consiglieri ma anche dei cittadini alle sedute di consiglio comunale è molto importante. Nella passata amministrazione mi sono reso conto che nei mesi estivi, primavera soprattutto, ma anche nel mese di settembre, la partecipazione è buona, non alta ma perlomeno buona. Nei mesi invernali di solito va particolarmente scemando. Questo è fisiologico, per qualcuno potrà anche sembrare ovvio, ma abbiamo bisogno invece della partecipazione dei cittadini anche alle sedute di consiglio comunale, perché l'ascolto deve continuare anche durante il mandato amministrativo. Venendo invece a quelli che sono i cardini della nostra progettualità. La nostra progettualità ha una bussola. La nostra bussola è quella della sostenibilità. Sostenibilità ambientale. Tra l'altro oggi c'è un piccolo segno della sostenibilità ambientale. Non è un caso che abbiamo acqua pubblica da bere. Abbiamo acqua pubblica da bere . La scelta sarebbe stata fatta a prescindere dell'esito del referendum, ma abbiamo acqua pubblica da bere perché crediamo che sia importante essere noi in prima persona a dare il buon esempio, a ricordare che l'acqua è un bene pubblico. Il tema dell'acqua si ricollega sicuramente al tema della sostenibilità ambientale. La nostra città, come sappiamo, è stata sottoposta negli anni a importanti fenomeni di urbanizzazione. Ci troviamo in questo momento a dover far fronte a una situazione abbastanza complessa. La sostenibilità ambientale quindi ci porta al concetto di consumo del suolo. Il suolo è una risorsa scarsa, quindi deve essere consumata con molta attenzione. Il secondo tema della sostenibilità è la sostenibilità economica. In questi giorni con Marco Viscardi, assessore al bilancio, abbiamo già avuto modo di confrontarci con gli uffici e capire quanto la sostenibilità economica non è soltanto un principio, ma è sostanza, date le difficoltà degli enti pubblici.
La sostenibilità economica è importante perché un progetto non è sostenibile se non vi è sostenibilità economica. Un progetto non può durare nel lungo periodo se i conti non tornano. Il terzo è la sostenibilità sociale, che è sicuramente l'elemento più importante all'interno della progettualità, più importante perché le persone sono state messe avanti a tutto. Vedrete nell'esposizione che faranno i consiglieri che in realtà sono molti più i punti che trattano delle persone che i punti che trattano delle infrastrutture. Ci sono due macro progetti che accompagnano tutto il progetto che andiamo a presentare, che sono da un lato il tema della trasparenza e il tema della città a prova di bambino. Questa delega specifica della città a prova di bambino è una delega che mi sono tenuto, anche perché, come avete sentito, gli assessori sono già colmi di deleghe. Il fatto di essere passati da una giunta composta da 7 persone più il sindaco a una giunta composta da 5 persone più il sindaco ha previsto evidentemente un accentramento sulle figure degli assessori diverse deleghe. Quindi era importante tenere uno spazio a parte per la delega alla città a prova di bambino che mi sono proprio tenuto io. In due parole, prima di passare la parola ai consiglieri, la città a prova di bambino è un modo nuovo di vedere l'amministrazione. Questa è una vera e propria proposta politica che è diversa rispetto alle altre, cioè al centro dell'attività amministrativa viene messo il bambino che diventa la vera prova del 9 di quello che è l'operato dell'amministrazione. La Giunta e il Consiglio Comunale deve sempre tener conto anche del loro punto di vista nel momento in cui discute e approva importanti delibere. Non rubo altro tempo e passo la parola subito a Eugenio Paganini, che ha la delega, una delega molto importante perché ci teniamo parecchio, che è la delega alla trasparenza.